Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati Randerlink e bentornati su Mitopia. Ragazzi, Mitopia mi sta prendendo davvero tanto, quindi sono molto contento di continuare. Gioco un po' offline, sono arrivato a recuperare 100 volti, quindi ho sbloccato la pepiera PS e la pepiera PM potenziata. Quindi insomma, non è che non faccio niente, ho anche modificato leggermente l'aspetto dei personaggi, perché ci voleva. Quindi oggi si va assolutamente avanti, esploriamo altre nuove zone, arriveremo anche al castello. Siamo però nella selva Arcan per ora. Perfetto, andiamo. Questo è un nuovo percorso, fino ad ora siamo stati solo su colline serine. Quindi fa sempre piacere esplorare qualche posto diverso. Attenzione, mi sembrava che stesse tremando tutto, invece no. C'è però qualcosa tra gli alberi, o meglio tra i cespugli. Che cosa sarà? Controlliamo. Sarà un nemico? Che importa, lo affronteremo. Oh no, era un nido di mostri! Aiuto! Non c'è problema, li affrontiamo. Io affronto tutti. Oh, un funghetto! Ride fungo. Certo, se ride è un fungo ridente. 12 danni. Ok. È resistente più della farfalla, questo è sicuro. No, però rideva. Non avevo fatto caso alla bocca che rideva. Strano. Punti insulsi, però un piatto con i funghi. Beh, qualcosa di nuovo se non altro. Inoltre sto imparando che dare un tipo di cibo a un personaggio, anche se il personaggio non lo vuole, non va bene. Perché effettivamente è controproducente, non è come alcuni giochi che anche se non è il cibo preferito di quel personaggio sortisce un effetto minore. No, qui proprio è un malus anche bello pesante, quindi state attenti anche voi se giocate quando e cosa date da mangiare ai vostri personaggi. Dopo la prima volta che il vostro personaggio dirà questo cibo mi piace o questo cibo non mi piace, lo vedrete poi la successiva volta quando andrete a selezionarlo, quindi tranquilli. Abbiamo sempre funghetti. La bocca di funghi non si vede, quindi sì, effettivamente prima non era visibile. Chissà perché. Voglio dire, dopo si vede che sorridono, ma è molto strano. Certo però che ora che Alama conosce le magie, usa sempre quelle. È grave, ragazzi, è grave perché se si finisce PM... Cioè, mi tocca per forza usare la pepiera. Da che parte? Andiamo sempre in alto. Tanto poi la strada la rifaccio e scopro tutti quanti i percorsi. Oh, un forziere, apriamolo. Una caramella PM. Ah, va bene. Attenzione. È tardi a questo punto. È notte, effettivamente. Quindi questa scenetta è servita a... A dire che avevano fame e che ora c'era la locanda. Cavoli, le strade iniziano ad essere più diramate e più lunghe? Abbiamo ottenuto 10 tipi diversi di cibo. Quindi effettivamente sì, l'ho notato anche ieri quando stavo facendo delle piccole prove. C'è una specie di achievement da prendere. Ma perché è lei a pulire? Quanta attenzione ai dettagli. Sarà una maniaca del pulito? Cioè, lei pulisce, io guardo e il nostro legame sale. Andiamo a mangiare, vediamo cosa fanno i funghi. PS e PM. Doppio? Cavolo, lei ha tanti PS. Ah, io mi apprezza. Buono, buono, buono. Diamo anche a me. Non era... Ma i funghi sono buoni. Stupid. Vedete? Io già ho dato... E al loro farfamiele, a Alama non piace, al mio personaggio proprio lo detesta. Quindi diamolo ad Alama. Diamolo, voglio dire, ad Ayumi. Potrei anche fare degli incontri, ma ci penserò poi per conto mio. Vanno a pesca, vanno al cinema, vanno in biblioteca, vanno a prendersi un caffè. È carino, è molto carino. Ah, ma si aprono anche altri punti. Ragazzi, io mi rifaccio un attimino questo percorso per scoprire tutte quante le strade. Praticamente la strada di sotto era la copia carbone della strada di sopra specchiata. Nulla di che, insomma, alla fine. Abbiamo scoperto un nuovo potere, elogio. Vediamo un po' questi due che combinano stavolta. Dimmi, a chi vuoi bene tu? È un segreto.
dai, dimmelo. Cosa? No. Ok, capisco. Ah, meno male. Che discorsi sono? Però sarebbe un discorso che farei io con una ragazza. Ok, continuiamo su questa strada allora. Nuova strada, sempre però foreste selvagge, qui la selva oscura. Dante, incontriamo. Ci vorrebbe un personaggio come Dante. Un Mi come Dante, sarebbe tremendo. Attenzione! No, oh, la faccia amica! Questa è Giulietta, giusto? Ma un topo. Topicchio Giulietto Picchio. Che nome. Ma che nome è? Abilità magia, mettiamo. La trappola. Tenta di rubare e cibare al nemico, ma non sempre funziona. Non c'è spazio per altri snack. Ah, oh, ora ho capito come funzionano gli snack. Beh, fino a ieri non ne ho avuto bisogno, quindi. Beh, evito di usarli se proprio. Oh, intanto il fungo se n'è andato. Effettivamente un cuoco contro un fungo dovrebbe essere super efficace. Se vogliamo metterla in questi termini. Però, è una cosa che non vi ho detto e dovrei dirvela. Ho comprato equipaggiamento per il cuoco, per Alama, per Ayumi, tranne che per il mio personaggio perché sono molto furbo. Il topo se n'è andato. Però ho lasciato alcuni indumenti, non ho cambiato aspetto delle armi, degli indumenti. Si vede che l'ho cambiati, però alcuni no, alcuni indumenti perché erano brutti proprio. A Borghese ho fatto una combinazione di vestito di carta e cappello da cuoco, insomma, ho fatto anche delle combinazioni. 15 punti esperienza che vanno ad Ayumi, dai. Ne ha bisogno, la più bassa di tutti. Formarcio! Io un cibo che si chiama così non lo mangerei. Ah, questo era quanto per questo livello? Oggi un po'. Non uso i biglietti incontro perché nel caso dovessero venire nuovi personaggi, vorrei aumentare il legame anche con loro. Quindi i biglietti incontro evito di usarli e magari li uso con i personaggi che verranno poi. PS e velocità. Oh, è lentissimo, Borghese. Ok, suo cibo preferito, formarcio. Borghese, ma che schifezze mangi? Voto 10. Tra l'altro, la carne di prosciutto di Goblin, quella normale a Borghese e a Yumi non piace, ma se è quella prelibata, quella rara, piace. È come dire, mi piace il prosciutto cotto, rovagnati, ma quello Levoni no. Cosa cambia? Bene o male, cambia, sì, ma bene o male il sapore del prosciutto cotto è quello. E il prosciutto cotto a me non piace. Tra l'altro, ieri stavo giocando anche a Morra Cinese. E ho fatto solo due round e tutte e due le volte ho vinto. Ho vinto anche il round da 1000 monete. Credo di aver capito qual è il segreto, ma devo fare altre prove. Dunque, adesso faccio un attimo la roulette e poi continuiamo per davvero perché vorrei provare a vincere la tenuta da trekking, che non vincerò. Fetta di Goblin. Va bene. A quante però? Tante, mica una sola. È buono. Tenuta da trekking, ti prego. Sì, grande, questo è per il mio personaggio. Ah, solo statistica, ragazzi. Non è tanto carina da vedere. Cioè, uno scalatore con un pugnale così farebbe anche paura. A questo punto ci siamo ricollegati a Colline Serine e andiamo a vedere come sta Giulietta. Ma prima potremmo fare questo percorso. Qui c'è una faccia che dobbiamo recuperare. Oh. Ah. Allora aspetta. Andiamo. Mi sa che non riportano i conti. Andiamo in città prima. Non mi riporta qualcosa. Eccola qua, la bella faccia della bella Giulietta. Quanta luce irrompe da quella, sì, da quella finestra. Guarda, il mio viso è tornato. Ed è tutto merito di questo avventuriero. Sì, balla ancora un pochino. Grazie mille. Guarda come balla. Voglio vedere ballare Giulietta. Yeah, anche lui, yeah. Dimmi, come mi trovi? Ancora meglio di quanto ti ricordassi. Io che faccio fatto? Lì tutto così. Va
Vabbè, perché è così strano? Ah, però, qui c'è il castello da prendere d'assalto. Vediamo un po' cosa ci dicono le guardie. Io sono Brando. Ah no, sono Ernesto, perché volevo vedere Brando. Da qui si prosegue per il castello di Verdalboria. Mi spiace, solo il personale autorizzato può oltrepassare questo punto. Temo che dovrete fare marcia indietro. Non è ancora possibile proseguire, che peccato. E allora noi troviamo una strada alternativa. Ce ne andiamo qui. Vai, grande. Poi c'è anche un forziere lì in alto. Caverna sotto fiotto. Oh yeah. Pronti ad esplorarla? Avventurieri, in marcia. No, carica, perché in marcia? Ma perché carica? Chi è che ha scritto qua i testi? Chi è? Voglio parlarci. Le banshee. Che poi le banshee in realtà sarebbero le arpie. Però vabbè, banshee. Va bene uguale, io accetto tutto. Andre Link guarda altrove. Come guarda? Avvertimento. Fai attenzione! Eh? Oich! Non ho reagito in tempo! Non c'era niente da reagire. Piange false lacrime. Ayumi non si commuove, impassibile. Ah, un altro turno guadagno, grazie cara, perché sai com'è. Ero un po' distratto. Aiuto. Borghese, prima azione a due. Consolazione. Stai bene? Borghese, amore mio. Non gli frega niente a Link. Banana PS, sì, però per un PS. Ah, ecco come si usano gli snack. Ah, oh no, ho ricaricato tutto. Ok, grande Alama! Oh, fortine ste banshee, perché le ho chiamate semplici arpie. Ah, anche le loro lacrime ci beviamo. Siamo cattivi proprio, eh? Bene, bene, mi piace essere super cattivo. Andiamo in alto a prendere il tesoro, no? Dopo si rifà anche l'altra strada, lo dico sempre. Singhiozzo? Aspetta, Borghese, farle prendere paura. Volata. Ehi, mi è passato il singhiozzo. Certo, ho fatto apposta a farti prendere uno spavento, piccola Yumi. Mi dispiace, piccoletta. Lei è alta 1,40 m. Così, una info in più che non vi ho dato la scorsa volta. Tu stai buona col fulmine. Mamma mia, quello quando si consuma tutto col fulmine. Pepiere. Piangi, sì, brava. Salvare attivata? È un luogo speciale dove un min in difficoltà può riprendersi. Oh, uno dei tuoi min si comporta in modo strano? Potrebbe volerci del tempo prima che torni alla normalità. Per accelerare la sua guarigione, mettilo nella salvaria. Così facendo, il min recupererà anche una piccola quantità di PS e PM. Ma c'è un ma? Un min che si trova nella salvaria non potrà battersi con il resto del gruppo. Tienilo bene a mente durante le battaglie. No, Alama, poverina. Vabbè. Pepiere. No, PS no, è PM. Pepiere è vuota, aiuto! Sta andando bene, vero? Oh, grande, Ayumi! Oh, brava! Sta diventando forte Ayumi, eh? Elogio! Ayumi, sei formidabile, Subaracine! Subaracine, non De, perché De non si usa in questo caso. Mi pare. Ah, meno male, è andata bene, su! Lacribanshi? Perché lacrima di Banshi troppo lungo non c'entrava. Ma com'è la locanda? Ah, perché sì, tesoro è un'altra cosa ancora, un altro percorso. Quattro tagliandi incontro. Beh, buono, eh? Ma come leggera simpatia. Quindi adesso ci piacciamo un po' di più. Mano amica. Aiuti un alleato nella sua prossima azione aumentandone l'effetto. Non è spavalderia? Cioè, la stessa cosa di spavalderia? No? Tra l'altro, io e Ayumi stiamo facendo un bel po' di parlottare. Parliamo spesso. Il che è una buona cosa. Sorpresa! Questo è per te.
Andrea Link ha fatto un regalo a Yumi. Che cos'è? Che cos'è? Non ne ho idea, mi dispiace. Un carillon. Ullalà, ullalà, ullalà. Passaparola, vieni a giocare. Ok, allora. Ma che cos'è? Senti che musica! Alam ha visto tutto. E anche lei vuole bene ad Ayumi. Alam è gelosa di Andrea Link. Ragazzi, ho paura. Io volevo un attimino rimettere Andrea Link, come me, in stanza con Alam per aumentare il legame. Ma ora ho molta paura. Attenzione! Andrea Link vuole una tenuta pulcino. Sì, te la compro. Ma non te la metterò mai. Ma che... Ma no! Ah! Ho speso 200... Non ho speso nulla. Ora, dopo questa nottata passata insieme ad Ayumi, in stanza insieme, dovrei salire il legame a livello 7, visto che c'è stato quell'episodio dove Alama si è infuriata con me, perché anche lei vuole bene ad Ayumi. Vediamo un po'. Oh yeah! Un bel po' di monete. Ci voleva. Sto per collassare. Alama! Oh, santo cielo! Qual tesoro! Ah, beh, meglio così. Meglio così. Nessun colore, solo le statistiche, tesoro. Mi dispiace. È brutto proprio. Avanti, vediamo se stavolta ce la facciamo a tornare con la tenuta pulcino. Sì, va bene. Anche se rossa... No, solo statistiche. Fermati. Stai buono, Andrea Link. Però è strano, non è salito il legame di nessuno. Ok, quindi ora devo continuare su questa strada e prendere l'altra via. Mi chiedo però se rincontreremo mai Aslofar. Che belle! No, le gelatine bellissime! Che dici? Bellissimo! Grande. Borghese è un po' che non fa nulla però, eh. Ah, meno male! Prima non ha attaccato per niente! Ok, ora le finiamo perché, vabbè. Gli attacchi sono facili alla fine. Sì, hanno poca difesa. O pochi PS. Ma ancora le gelatine? Mica mi hanno dato niente prima le gelatine. Qualcosa sarebbe molto gradito adesso, eh. Grande Alama che mangia, brava, hai fatto benissimo. Almeno recupera salute. Ma guarda, le Banshee veramente sarebbero più pericolose. Ma le gelatine hanno solo una, o un occhio, o un naso, o una bocca. Cioè, non hanno tutto. Capisco. A me il mattina ora. Bene, mi piace. Locanda? No. Attenzione. Oh, ancora d'oro 2. Il gioco vuole che io faccia diventare Alama e Ayumi affiatate, quindi... Va bene, se proprio dovete. Livello affinità con Ayumi... Allora, tra loro due livello 5. Va bene, ma con Ayumi... 6? No, 7. Pronta guarigione. Visiti un alleato nella salva area per accelerare il suo recupero. Ah. Bene, bene, bene. Attenzione, non ho arma. Vuoi una daga da cuoco? Ok, ma non te l'assegno come oggetto visivo. Solo come... Cioè, è grande. È una mannaia, però non mi piace. L'abbiamo superato alla fine il castello, da sotto, eh? Ok, quindi... Probabilmente... Bel vedere del castello. Nice. Possibile che si raggiunga il castello facendo questa strada? È capace. Che succede? Ci resta da trovare solo un altro volto adesso. Che faticaccia. Beh, ce la siamo cavata piuttosto bene finora, no? Sì, ma se ci toccasse affrontare un mostro enorme e terribile? Perché te ne vieni fuori con una cosa del genere adesso? Virgola, adesso sì, però vabbè. Ha sempre effetto. Il duca del male, Gianni!
Gli ho messo il naso un po' troppo vicino ai baffi, però. E così ci incontriamo di nuovo, eh? Ah, ancora tu? Sei talmente miserabile che non vale nemmeno la pena sporcarsi le mani con te. So io quello che ci vuole per sistemarti una volta per tutte. E cioè? Una faccia vuota? Ah, no. Oh, cielo. Quel mucchio di pietra è il castello di Verdalbaria, vero? È là che vive quella patetica imitazione di un re. Ha qualcosa di davvero speciale in serbo per lui. Quindi abbiamo un diavoletto da affrontare ora, perché ha il tridente. Diavoletto Clara. Oh, che carino. Molto carino, vai. Falli fuori tutti, Andralink. Bella. Grande Alama. Vai, grande Ayumi, anche tu. Dai, rimane solo lui ora. Ragazzi, concentriamo i nostri attacchi. Vediamo che fa lui, si avvicina. Si avvicina. Mettiamo un po' una trappola. Sto. Oh, fuoco. Boh, male gli fa, eh. Padellata rovente, flambè. 18, buono. Cosa? Attacca da lontano. Attacca da lontano. Oh, che fa? Gliela cuoce? Banana fritta? Allo? Oi! Oi! Grande! Bella borghese! 40 PS! Wow, neanche ci dà 40 PS, ne ha 28 massimi. Tu sei mangiato la banana! Quindi sto coso fa l'attacco a distanza anche. Bella borghese. Ah, grande! Va bene, ragazzi, questo turno poi è fatto, eh. Se ne va a quel paese, il diavoletto. Sì, è fatta. Grandi, grazie dell'aiuto, Ayumi. E... bomba! Ah, non è andato? Ah, tocca ancora a me? Bene, sì, per il turno di prima. Bella, Alamo, grande! Vai così. Grazie, tesoro. Prego, cara. Facilissimo, dai, facilissimo. Ci ha fatto un po' di Malox, ma l'abbiamo superato. 120 punti, molto bene, molto bene. Ha preso l'abilità armonia, diffonde amore nel gruppo e aiuta a risolvere le incomprensioni. Ok. Ah, torta diabolica! Sì, questa l'ho vista anche prima. Prima, nell'altro... sì, ieri praticamente stavo giocando per conto mio, mi è arrivata torta diabolica. E l'ho fatta provare ai personaggi e a quanto pare l'amano tutti. Ah, stavolta tocca a me pulire. Vedi però, Alama fa pulire me. Invece Ayumi pulisce lei. Ah, brava Alama. Brava, ma allora tu, a chi vuoi più bene? Ad Ayumi o a me, visto che mi aiuti? Livello 2 con Alama. Solo? Ah. Solo livello 2 con Alama? Eh sì, cavolo. Pensavo di stare al livello 3 o 4. Vediamo un po' un attimino dove si può andare adesso, perché se si può andare al castello sarebbe una gran cosa. Anche se prima dobbiamo tornare a Colline Serine in città per vedere, insomma, che è successo. Sì. Sicuramente, sicuramente dopo aver salvato l'ultima faccia, che è quella di Clara, possiamo andare avanti. La mercante, sì. Il tuo bel visino è tornato. Oh, che gioia! Ha ritrovato il mio sorriso. Sono felice come una marmotta a primavera. Che però vede la sua ombra. Che però non vede la sua ombra. Perché se vede l'ombra, l'inverno dura altre 6 settimane. Quant'era? Avventuriero, hai fatto così tanto per noi. Prendi questo in segno della mia gratitudine. Ragù di spine. Nice, grazie. Hai recuperato tutti i volti rubati. Oh, c'è il sindaco quindi. Ah, è tornato il sole sulla cittadina ridente. Ah, sindaco. Peppini, Peppini è. Cosa vedono i miei occhi?
La città è tornata alla normalità. Ma quando è accaduto tutto ciò? Quando non guardavi, effettivamente. Questa sì che è una splendida notizia. Oh, avventuriero. Cosa? Il duca del mare si è diretto al castello? Tutto ciò è terribile, siamo finiti. Ma ci picchia. Avventuriero, accetteresti di affrontare il duca del mare? Se non c'è altro da fare, sì. Bene, in questo caso... Hai ottenuto la lettera del sindaco che mi permette di andare a castello. Ecco a te. Ti servirà per entrare nel castello. Oh, e per favore, fai attenzione. Ragazzi, allora, questo video termina qui. Nel prossimo andremo a castello, vedremo cosa ha da dirci il duca del male e forse lo affronteremo anche in una battaglia, perché no? Magari il primo incontro potrebbe esserci anche subito. Ma io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto, ovviamente. In descrizione trovate sempre il link per Instagram, lo shoutout agli abbonati a livello star, che ce n'è solo uno, quindi è molto triste la cosa, ma per Ale YouTube Start Game. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!